Via libera ai lavori di sistemazione del viadotto della Batoine sul ricorso è stato presentato entro la data stabilita, ossia il 28 dicembre scorso, e la ditta che si è aggiudicata il maxi cantiere, l'azienda Mavi di Roma, potrà dunque iniziare i lavori di consolidamento e messa in sicurezza. Si è conclusa dunque la procedura di gara per l'affido dell'appalto indetta dal Comune di Como lo scorso 6 agosto per un importo complessivo di 2.300.000 euro. I lavori dovrebbero partire i primi giorni di febbraio, usa il condizionale l'assessore ai lavori pubblici di Como Pierangelo Gervasoni, che aggiunge: per consentire i lavori e ridurre al massimo i disagi, il cavalcavia resterà chiuso al traffico di notte e nei weekend. Non escludo, precisa infine l'assessore, la necessità di dover chiudere qualche volta al transito anche durante le ore diurne. Secondo il cronoprogramma, dall'accensione della prima ruspa sono previsti 300 giorni di lavoro. Il cavalcavia, che collega le vie Oltrecolle e Canturina, è chiuso, lo ricordiamo, attraverso sbarramenti in cemento a camion e pullman dall'estate del 2017 per gravi problemi strutturali. Soltanto con i lavori di consolidamento il viadotto potrà tornare ad essere di nuovo percorribile anche dai mezzi pesanti.